Anna. Alessandro. Avanti. Avanti. Ah, buongiorno. Bambini, questi sono gli esperti di Porto Beseno. Sono venuti a parlarci di un argomento molto importante, ovvero l'argomento della cooperazione. Molto, molto tempo fa, qui a Besenello, sono nate due realtà molto importanti. E noi siamo qui oggi per fare una ricerca insieme. Così. Allora, guarda. Ecco. Ora stai indossando le cuffie e stai sentendo la mia voce in modo molto diverso. Come la senti? Molto più alta. Ci sono due microfoni che somigliano alle nostre orecchie, quindi registrano, si chiama stereo, che registrano sia la destra che la sinistra. Quindi va un po' puntata, cioè si punta al suono che interessa. Ti metti le cuffie, stai davanti al nostro testimone, lo chiamiamo, il nostro narratore, quello che ci racconterà questa storia. Chissà cosa ci racconterà, quindi lo puoi tenere così. E chissà anche chi sarà, no? Tutti potranno ascoltare in cuffia e registrare un suono a testa. Come stai? Mi senti? Ciao Giorgio! Devi guardare qui, che questo è più bello. Indossale tu, cioè fagli indossare. Questo serve per registrare e per sopparlo. Questi suoni qui andranno sul sito di Porto Beseno e li potrete riascoltare oppure scaricare da far sentire in casa ai vostri genitori, alla vostra famiglia e dire guarda il nostro archivio che abbiamo creato. Io l'ho visto Porto Beseno. Hai ascoltato qualcosa? Sì. E questa ricerca, vero Davide, sì, l'abbiamo intitolata così. Alle radici della cooperazione. Cosa c'è dentro questo titolo che vi colpisce? All'inizio. Qualcuno mi sa dire due realtà molto importanti a Besenello che fanno cooperazione? Cooperativa e Cassa Rurale. La famiglia cooperativa di Besenello nasce il 9 marzo 1898 per il volere di 51 soci che sottoscrivono una quota di 5 lire ognuno e fondano questa famiglia cooperativa di consumo che aderisce poi alla Federazione Trentina della Cooperazione fondata nel 1895 da Don Guetti. Nasce tre giorni dopo la fondazione della Cassa Rurale. La Cassa è nata originariamente 120 anni fa, nel 1898, per rispondere a delle esigenze di sopravvivenza della gente. Allora c'era povertà assoluta, c'era stati anche fra l'altro dei disastri ambientali, per cui c'è stata una grande migrazione e la gente di qua aveva anche bisogno di qualcuno che finanziasse i piccoli interventi di acquisto, di sistemazione delle case. Questa Cassa Rurale non è originaria perché è nata dalla fusione di tre casse rurali, Cassa Rurale di Besenello, Cassa Rurale di Volano e Cassa Rurale di Nomi, che è avvenuta nel 1994. C'era una necessità di mettersi assieme fra casse per servire un territorio che in qualche misura era abbastanza omogeneo. Che cosa vi fa venire in mente la parola cooperazione? Coordinamento. Una cosa che si fa insieme. Lavorare insieme. Operare in modo coordinato. Operare insieme. Adesso che abbiamo definito qualche termine, no? Per definire la parola cooperazione, dire come possiamo raccontarla in un'altra maniera. Adesso facciamo un'altra scoperta, che è quella di andare ad ascoltare delle persone che fanno la cooperazione veramente. Ogni giovedì vengono qui due esperti di Porto Beseno per farci scoprire il segreto della cooperazione. La prima volta che sono venuti siamo andati in cooperativa, dove Renzo, il presidente, ci ha spiegato come ha avuto inizio appunto la famiglia cooperativa e la Cassa Rurale. Avanti, avanti, avanti. Siamo nella famiglia cooperativa di Besenello. Se riuscite a vedere il logo, ci sono due mani che si intrecciano. Siccome la famiglia cooperativa è basata sulla solidarietà, il simbolo delle due mani che si intrecciano è la concordia. Cooperare vuol dire aiutare l'altro a fare. Un uomo
una donna, camminano, cadono, si rompono una gamba. Come fanno a rialzarsi? Aiutandosi. Qualcuno li aiuta ad alzarsi. Questa è l'idea di mutualismo, che da soli non riusciamo a fare tutto. Abbiamo sempre bisogno degli altri. Da qui nasce anche il concetto di solidarietà. E la cooperativa ha questo concetto di base. Lavoriamo assieme per poter migliorare la nostra comunità. La famiglia cooperativa nasce per vendere le merci al miglior prezzo ai soci. Il secondo è vendere le merci dei soci, perché erano tutti contadini, quindi producevano, al miglior prezzo possibile per chi vendeva, quindi aiutando il socio. E il terzo scopo è quello di fare educazione cooperativa, ossia insegnare agli altri la bontà del sistema cooperativo, affinché diventino cooperatori essi stessi. Abbiamo rappresentato Renzo, che spiega il significato della parola cooperazione. Cioè collaborare, aiutarsi economicamente e nella vita quotidiana. E quindi noi stiamo lavorando per ciò che ci hanno lasciato i nostri padri, i nostri nonni, i nostri bisnonni, ma stiamo lavorando perché questo sistema funzioni anche in futuro, perché è un sistema economico che permette ai soci di avere dei vantaggi notevoli, oltre che perpetuare quel sistema di autogestione di un bene collettivo. E quindi questo bene che vedete oggi qui è la somma dei sacrifici del volontariato fatto dalla gente del paese. Quelli che vengono, i soci, possono riconoscere fra queste foto anche i propri antenati, perché la famiglia cooperativa si basa su una trasmissione di questa forma di volontariato e di solidarietà che va da padre in figlio. Ho disegnato la cooperativa di una volta perché ho deciso, quando avrò un figlio, gli spiegherò il duro lavoro della famiglia cooperativa, per ricordare com'era quando era vecchia e antica. Questa foto è della sede originale della famiglia cooperativa. All'inizio i soci della famiglia cooperativa potevano essere soltanto i capi famiglia maschi. Adesso possono essere soci della famiglia cooperativa sia uomini che donne. Mi chiamo Carmen Sartori, sono nata a Roncegno, sono bisnonnello da 48 anni. Sono entrata nella cooperativa a sostituire mio marito, che è venuto a mancare, dal 2006. Sono stata la prima donna che è entrata nel consiglio della cooperativa, l'amministrazione della cooperativa. Gli ultimi 3 anni sono stata eletta vicepresidente. Dentro nel consiglio mi sono trovata molto bene con tutti i consiglieri là, maschi. Mi ha dato tanta soddisfazione che non pensavo di certo di essere votata, di essere prescelta, di essere così vicino alle persone che mi hanno cercato, dato fiducia. Ho fatto delle nuove amicizie dentro e penso che mi mancherà questo lavoro, questi incontri, queste chiacchierate, perché facciamo belle chiacchierate. Io quando entro in cooperativa entro tranquilla, allegro, anche perché c'è dentro anche delle persone che si può parlare, si può scherzare, ecco. Ma la famiglia cooperativa e la cassa rurale sono collegate? La famiglia cooperativa è collegata per il fatto che permette di risparmiare. Questi risparmi vengono depositati in cassa rurale e la cassa rurale si può permettere di fare dei prestiti alla gente del territorio, aumentando la ricchezza del territorio, perché uno dei punti fondamentali della cooperazione è quello di redistribuire la ricchezza. Dopo siamo andati in cassa rurale, dove ci ha accolto il signor Adriano Orsi, dove ci ha raccontato la sua storia e quella della cassa rurale. Buongiorno, siete arrivati alla Cassa Rurale Alta Vallagarina, che è una banca. E una banca è un posto dove
chi ha i soldi li deposita e chi ne ha bisogno li utilizza. Quindi è una specie di attività commerciale di prestito e deposito. La Cassa Rurale di Besanello è nata a qualche giorno di distanza dalla famiglia cooperativa, 1898, quando qua a Besanello, come nel resto degli altri paesi, c'era tanta povertà. Questa è una forma di cooperazione. Voi avete visto prima la cooperazione di consumo, dove lì c'è una società che compra dei beni e li vende a dei soci, a prezzi ovviamente contenuti, e qua è una cooperazione di credito. Cioè la banca tira insieme ai depositi dei soci e li presta ovviamente a chi li utilizza. Questo è un discorso che è andato avanti per 120 anni. Perché voi adesso da giovani non vi rendete conto di quali erano le difficoltà allora che la nostra gente aveva, perché non aveva da mangiare. È anche importante capire come è nata la cooperazione. È un sistema sostanzialmente dove la gente che è anche povera e piccola si mette assieme e mettendosi assieme diventa forte. Questo signore si chiama Don Guetti, è quello che ha fatto nascere la cooperazione in Trentino. Allora, questo qua è l'iscrizione della Cassa Rurale di Besanello alla Federazione Trentina. Allora, questo signore qua, quando ha cominciato a far nascere le cooperative, si è anche posto il problema, ma queste cooperative, se non sono in grado di reggere, di funzionare, facciamo una struttura centrale che in qualche modo faccia da regia per le cooperative. Quindi ha impostato il discorso della Federazione Trentina della Cooperazione. Da allora la Cassa Rurale è sempre stata iscritta alla Federazione, nella quale ci sono iscritte 500 cooperative adesso. Io ho qua il libro dei soci, i primi soci che ci sono iscritti nel 1898, e sono ovviamente gente di Besanello. Tenete presente che non solo i primi amministratori non erano pagati, ma i primi amministratori rispondevano direttamente delle cose. Quindi se la Cassa Rurale o la cooperativa andava male, i soci rispondevano tutti quei propri beni. Ecco, questi sono i verbali sostanzialmente delle prime sessioni, cioè delle prime riunioni del consiglio d'amministrazione. Quindi sono i soci che sono proprietari della cooperativa, della banca, che eleggono ovviamente presidente, vicepresidente, consiglio di amministrazione. Ma i soci danno i soldi alla banca e poi la banca gli presta per fare delle commissioni? Anche i non soci possono depositare, si dice, i soldi nella banca. Cioè io ho 1.000 euro, a casa non li posso tenere perché sotto il cuscino, sotto il materasso, non è che fruttino. Li porto in banca perché così la banca mi dà un qualcosa per questo deposito. Dopodiché la banca, c'è il signore che ha bisogno per fare un acquisto della campagna, la macchina, il computer, e allora lì li prestiamo. Secondo noi la cooperazione è quando alcune società si uniscono, collaborano, si aiutano a vicenda per aiutare la comunità. Le persone che lavorano in cooperazione ci hanno raccontato la storia del loro lavoro, in cui hanno messo il cuore. Per farlo hanno usato i loro ricordi e li hanno uniti in una storia. Sono Maria Lidia Dorigatti. Ho iniziato a lavorare qua in cooperativa negli anni 80. In quegli anni là il direttore era Marcello Enderle. Avevamo tante mercerie, casalinghi, tanto vestiario. E con grande soddisfazione le donne venivano qua a comprare, per me era una soddisfazione. Per me la cooperativa era la mia seconda famiglia. Praticamente qua ho vissuto più in cooperativa che a casa mia. Ora in più ne ho fatte tante, ma perché volevo farlo. Dovevo fare il mio lavoro nella maniera giusta, perché era come fosse casa mia, no? Per me devo vedere il negozio a posto, sennò non sono felice. Le donne, quando venivano qua in cooperativa, era come se venissero proprio a casa loro, le donne d'una volta, ma anche adesso ce ne sono. Vengono qua anche per fare due chiacchiere, per avere anche un consiglio da noi. Hanno bisogno proprio
certe persone di parlare con noi e noi dobbiamo anche riuscire a capire il bisogno che hanno queste persone, perché anche per loro venire qua in cooperativa è come venire in famiglia, anche fra noi commessi siamo una famiglia. Allora, per me l'importante del mio lavoro è proprio lavorare bene proprio in sintonia anche con tutti gli altri, avere un bel rapporto proprio anche di amicizia, di fiducia, di collaborazione. È questo che ci fa diventare forti, perché se noi ci aiutiamo, siamo forti. Mi chiamo Davide e il mio amico Giuseppe abbiamo fatto questo disegno perché la COPA rappresenta cooperazione e collaborazione verso i colleghi e i soci. Si chiama Il sentimento delle emozioni. Questo titolo rappresenta che cosa si prova dentro la famiglia cooperativa e quando si aiutano i clienti. Sì, tanto. Buonasera. Sono arrivata a COPA. Porco cane. Alla fine siamo andati in una stanza sotto la COP e abbiamo incontrato Marcello, che ha lavorato molto con la cooperativa di Aldeno o quella di Canal San Bovo e infine quella di Besenello. Ci ha spiegato che la COP si è evoluta nel corso del tempo. Allora, io mi chiamo Ender Marcello, sono di Aldeno, ho 83 anni. Ma era facile iniziare a lavorare nella famiglia cooperativa? Non era facile, no. Tu dovevi fare il concorso, poi il consiglio di amministrazione decideva se eri preparato per farlo. La sera mi presento davanti al consiglio di amministrazione, entro e lì ci sono tutti i consiglieri seduti sui gabbioni delle patate. Sapete cosa sono i gabbioni delle patate? Quelle casse di legno girate, erano seduti lì, non c'erano neanche le sedie. Avevano portato un paio di bottiglioni di vino, perché loro si portavano dietro quando si faceva consiglio il bel bottiglione di vino, qualche salame, e lì mi sono presentato. Io sono un uomo che vuole vendere, chi entra da quella porta lì per me è un cliente e sono tutti uguali, e lì ho cominciato a lavorare. È stato difficile lavorare in famiglia cooperativa o ti è piaciuto? Non è stato difficile, perché era il mio mestiere, mi piaceva, io lo facevo con passione, perché ho sempre detto, chi fa questo mestiere qua, anche quando c'era i commessi che venivano a lavorare, la prima cosa che dicevo, ragazzi, se qua fate questo mestiere o che vi piace o che non lo fate. L'orologio non si guarda, pensa che io facevo come minimo 12 ore al giorno di lavoro, no? Perché di giorno sempre in negozio, lavorare, servire i clienti, a me piaceva stare al banco perché proprio sono nato al banco, e la sera facevo la contabilità. Sapete perché mi chiamavano contabile? Perché a Besenello mi hanno chiamato sempre il contabile. Perché sai contare bene, sai fare le operazioni. Bravo, bravo, perché l'importante non era solo vendere, poi bisognava anche tirare i conti, no? Mi presento, sono Kofler Goffredo, diventato grande, ho fatto domanda di essere socio della famiglia cooperativa. Sono entrato in consiglio di amministrazione, mi hanno eletto presidente per altri 18 anni. Quando in un paese così scontenti un cliente, di riflesso scontenti una famiglia, scontenti magari due, tre famiglie, e allora è molto, molto difficile il rapporto in un paese. Lì bisognava proprio saper lavorare, dare un servizio in più, ecco. Ma una volta il lavoro più facile da fare era lavorare in cooperativa? Non era facile lavorare in cooperativa. Dovevi anche consigliare la gente, no? Saperle dire come era il prodotto, capisci? Quando sono arrivato io, incominciava a nascere il boom economico, no? Nelle case non c'erano i frigo, non li aveva nessuno. Allora noi abbiamo pensato subito, aspetta che incominciamo a vedere di allargare un po' il nostro assortimento. E abbiamo incominciato a vendere i frigoriferi, abbiamo venduto un sacco di frigoriferi qua. Poi le televisioni, le lavatrici è stato difficile, perché sai, andavi da una donna e le dicevi, ma c'è la lavatrice. La donna si arrabbiava, si offendeva, ma come? Non mi direi mica che la lavatrice lava meglio di me, no? Quando che c'era qualcosa da poter vendere, noi ce l'avamo, insomma. E lì abbiamo aiutato molto i soci. Allora, va bene, la cooperativa deve fare anche questo servizio, io le dicevo. La cooperativa ti aspetta, pagherai quando puoi. Ma a te cosa ha dato la cooperazione? A me ha dato anche tanto, perché mi ha aiutato a capire forse i bisogni della gente,
i bisogni che avevo io, mi ha messo dentro quello spirito di aiutare proprio la gente che ha bisogno. Adesso è un po' meno, però serve anche adesso come una volta. Quando ci si aiuta, si è anche contenti di aver aiutato. Ho disegnato la cooperativa perché tutti devono essere vicini e non litigare mai. E quando si è in difficoltà bisogna aiutarsi a vicenda. La cooperazione mi è stata anche forse trasmessa dai miei genitori, mi è entrata dentro. Io sono quasi anche orgoglioso di essere stato socio e di essere socio della famiglia cooperativa. Un ricordo bello è stato quando è stata inaugurata qui la nuova sede, qui di fronte. Mi chiamo Silvano Battisti, abito a Besenello, sono un ingegnere elettronico e mi occupo di software, di programmazione software. Circa 6 anni fa sono entrato nel consiglio di amministrazione della famiglia cooperativa. La mia percezione è che a Besenello ci sia ancora un buon radicamento dell'aspetto cooperativo. Questo forse più nelle persone di una certa età, forse le persone più giovani tendono a vedere più l'aspetto commerciale che non l'aspetto della cooperazione. Ho disegnato la coop attuale perché serve a tutti. Ho rappresentato la cooperativa per farla conoscere a quelli che non la conoscono ancora. Oggi noi facciamo questo processo creativo perché ci interessa insieme a voi raccontare una storia. Adesso facciamo un'altra scoperta. Tra poco, al mio via, provate a chiudere gli occhi e ascoltiamo con le nostre orecchie tutto quello che ci circonda. Pronti? Quando sono stato in silenzio e ho chiuso gli occhi ho sentito molti rumori e poi ho provato calma e silenzio. Mi sono sentita rilassata e si sentivano i bambini. Ho notato che i suoni li noti di più di quando hai gli occhi aperti e che li senti meglio anche, e ho provato calma. Io mi sono sentita rilassata. Mi sono sentita rilassata anch'io. Ho sentito le macchine e mi sono immaginate e in quel momento mi sono rilassato. Quando ci calmiamo, scatta l'immaginazione. E per raccontare questa storia vorremmo avere anche un po' il vostro punto di vista, le vostre idee. Scrivere delle parole chiave è stata la nostra idea della cooperazione. Cosa vi è rimasto impresso di queste persone che abbiamo incontrato insieme a Davide, a me e a tutti quanti? Sì, che aveva dei compiti diversi per fare quel lavoro ci ha messo tanto tempo. Facciamo un tuffo dentro questa parola. Ricordare quello che è accaduto prima di noi. Sì. Riprendere le cose dal passato e spiegarle. Sì, ricordi che si trasformano in storie. Tramandate del tempo che le hanno vissute. Come i nonni quando erano giovani che raccontano le loro storie ai bambini più piccoli, ai nipoti. Ma che cos'è che è importante lì soprattutto? Avere la passione. Passione. Che se non hai la passione non riesci neanche a fare niente. Cambiare tempo, compiti diversi, aiutarsi, lavoro duro, storie, credito, passione, contabile. Insieme, passaggio, volontà, tempo, sentimento. Per poi provare quello che si fa in un laboratorio. Cosa si fa in un laboratorio? Si sperimenta. Si lavora? Si crea. Si crea, molto bene. Poi si collabora. Ci si aiuta. Si mescola. Come potremmo raccontare, secondo voi, la cooperazione? Oggi, noi qui a scuola. Facendo un disegno della cooperativa. E che si aiutano le persone. Prendendo le parole che abbiamo detto tutti insieme e facendo una specie di testo. Questa parola ci fa pensare che è un lavoro duro, ma chi ha tanta passione lo fa per il bene degli altri. Per arrivare a certi livelli c'è bisogno di tempo e lavoro. Io penso che la famiglia cooperativa quello che può fare è tenere duro nei propri valori. Quindi quello che può fare il consiglio di amministrazione è continuare a lavorare,
cercando ovviamente, che è l'obiettivo ultimo, quello di raggiungere la sostenibilità dal punto di vista della famiglia cooperativa, che deve comunque chiudere i suoi bilanci in pareggio, cercando di portare avanti i valori della cooperazione, della sostenibilità, del rispetto reciproco nell'acquisto, nelle vendite, nel cercare di sostenere un tessuto sano e una relazione sana nelle proprie attività. Poi abbiamo fatto un acrostico sulla parola cooperazione. Collaborazione. Operare. Ogni persona è rispettata, aiutata, zelo, insieme, onestà, nostalgia, evoluzione.